Arrivano i nuovi tram a Padova, ma per ora si tratta, per utilizzare un termine di uso comune, di vetture sostitutive per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta che veleggia avanti e indietro sulle rotaie cittadine, vetture che poi in un secondo momento potrebbero essere dirottate sulla seconda linea padovana. Lo conferma il Comune che in una delibera di giunta ha preso atto dell'ormai imminente acquisto del materiale rotabile da parte di APS. Sì, l'acquisto di mezzi che sta attuando APS in questi giorni è legato sia alla, diciamo così, i mezzi che consentiranno le manutenzioni a partire dal 2021, sia avere la flessibilità anche sull'esercizio della nuova linea. Quindi sono acquisti che da un lato ci danno flessibilità nella gestione della linea 1, dall'altro ci aprono delle possibilità sulla gestione della linea 3. Sì, beh, la manutenzione era già prevista. No? Dopo 15 anni di vita noi sappiamo che ci sono delle manutenzioni che tengono fuori servizio le macchine per alcune settimane, e quindi per far fronte a queste manutenzioni sull'intero parco, perché adesso inizia, ma tutto il parco deve far fronte a queste manutenzioni, e quindi è opportuno avere dei mezzi di scorta. Per vedere in azione i nuovi mezzi ci vorrà ancora qualche mese. La consegna non è prima della fine del 2020. Qualche ritardo sul cronoprogramma effettivamente c'è. No, beh, sì, sono accumulati dei ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale. E siamo al punto, come sapete bene, di avere in atto la gara per l'assegnazione della progettazione definitiva. Credo oggi APS avesse il CDA per definire la commissione.